Buonasera a tutti amici di Full Game TV, benvenuti a Carosino nella sala del nostro Full Game Point di Michele Damone. Siamo qui per fare un torneo organizzato da Full Game in collaborazione sempre con Michele. Ci saranno 14 partecipanti che si sono iscritti a questo torneo per dei ticket che poi daremo per altre destinazioni future, altri People's Poker Tour. Quindi noi iniziamo, un ringraziamento speciale a tutti gli amici che sono intervenuti qui questa sera, un ringraziamento speciale a Stefano di Lecce, un ringraziamento anche a Michele, ai due dealer, a Diavoletto e a Marco Topo, e anche un ringraziamento al nostro agente di zona Luigi, soprannominato Luigi Full. Niente, un applauso a tutti. Giocherò anche io, e quindi che vinca il migliore, che vinca il più fortunato. Ci risentiamo dopo con le interviste finali. Un ciao a tutti gli amici di Full Game TV. Arrivati al tavolo finale in questo torneo a Carosino, al Full Game Point di Damone e Michele, e sono sette i finalisti, perché all'ultima mano sono stati eliminati due giocatori. Io ci sto al tavolo finale, vediamo di arrivare nei primi tre a premio. La concorrenza è agguerrita, c'è il famosissimo player Dylan Dog, eroe di casa, uno dei più forti giocatori di Carosino e anche della provincia di Taranto, e non solo, anche della Puglia. Sì, con ottimi risultati online su Full Game. Va bene, ci rivediamo alla fine per le interviste finali, così scopriremo chi sarà il vincitore. C'è anche il chip leader Luigi Full. Ecco, è vero, il chip leader Luigi Full, il nostro agente, almeno. Che a furia di vedere come si gioca, forse ha imparato. La conclusione di questo torneo organizzato da Michele Damone, che è il nostro affiliato fullgame.it. Allora Michele, prima di scoprire chi è il vincitore, ma già gli amici di Full Game hanno riconosciuto chi ha vinto, chi ha sculacchiato, che ne pensi sia di Full Game sia di questo evento che abbiamo organizzato qui nella tua sala? Beh, è stata una bella serata con gli amici. Full Game numero uno come sempre. Grazie anche a Roberto Sabato, il campione. Vabbè. Campione, stasera sono arrivato al tavolo finale, però i bluff non me li hanno fatti passare. Vabbè, pazienza. That's the poker. Vabbè. Una mia amica americana, una delle migliori giocatrici al mondo, Jennifer Harman, disse:
disse, mi disse un po' di anni fa, disse: se non bleffi a poker non sei un giocatore di poker. Quindi bravo. A me piace bleffare, così che ho vinto. È così. Vabbè, a me proprio il bleff ce l'ho nel sangue, però poi quando poi c'hai i punti ti chiamano, va bene. Comunque un ringraziamento a Michele per averci ospitato, sicuramente ne faremo qualcun altro nell'anno nuovo, anche perché ho visto una bella partecipazione sia di giocatori che di appassionati, tifosi. Ecco, va bene. Ok, passiamo al vincitore, allo Sculacchion Man, Luigi Full, Luigi Rubino, in arte Luigi Full, perché è un nostro agente, niente, lui tra virgolette se l'ha organizzato, d'accordo con Michele, e lui se l'è vinto, quindi lo ritroveremo sicuramente in qualche tappa nel 2013 con Full Game, con la patch Full Game in qualche People's Poker Tour. Vediamo, le carte... Le carte sono queste qua. Le carte che hai vinto. Le carte che ho vinto. Jack Dama ha vinto su Jack Dama, l'hanno chiamato con Jack 3. Va bene, niente, bella complimenti. Serata. Comunque un ringraziamento a Michele, ottima organizzazione. Bello, bella serata veramente. Va bene, io ho fatto quinto posto fuori dai premi, ho tentato di raddoppiare il mio stake, però non ci sono riuscito, il bluff non me l'hanno fatto passare. Ho trovato dei miei avversari contro questa sera, purtroppo. La prossima volta magari sarò io, non sarò in bluff, sarò pieno e mi pagheranno, va bene così. Un ciao agli amici di Full Game TV, un ringraziamento a Stefano, al nostro cameraman, per averci seguito fino a mezzanotte. Siamo qui dalle 8 e un ringraziamento a Diavoletto e Topone che hanno fatto i dealer. Ciao amici di Full Game TV, ci vediamo su Full Game TV e sui tavoli di Full Game.